Hospitality Manager, questo è il percorso formativo organizzato da ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche. È volto a preparare un professionista che opera nella gestione dei processi dall'hotellerie, e cioè marketing, front office e back office, amministrazione, housekeeping, food and beverage, e collabora con il management nell'analisi, nella valutazione e nella formulazione di strategie per accrescere il business avvalendosi delle nuove tecnologie 4.0 in un'ottica di qualità e di soddisfazione del cliente. Il nuovo corso 2022-2024 è stato presentato all'Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto. Il settore alberghiero sicuramente in una situazione di crisi come questa porta a mettere in evidenza quelle che sono le capacità manageriali degli imprenditori, quindi come accade in qualunque settore produttivo, migliori sono le capacità, migliori sono più sono le strutture che rimangono aperte. Per quello che ci riguarda, noi abbiamo fatto un percorso dell'Hospitality Manager che si è chiuso quest'estate con i diplomati, e per l'occasione abbiamo avuto 19 occupati, che corrispondono quasi all'85% degli studenti che hanno trovato lavoro nel settore nell'arco di 2 mesi. Attualmente sono in 16 perché 3 facevano il lavoro stagionale, e siamo su questo molto ottimisti. La scelta di San Benedetto e Senigallia non è casuale, devo dire che San Benedetto nello specifico sta portando molto molto interesse tra i giovani, quindi c'è questa voglia di lavorare nel settore, di lavorare in maniera produttiva e manageriale, che non è una cosa di poco conto, quindi magari non andare più solo a fare il tirocinio, a fare il lavoro diciamo di manodopera, tutti i lavori sono dignitosi, attenzione, ma puntare anche a una carriera professionale. Infatti i ragazzi studiano come assistenti di direzione, poi ovviamente iniziano dal reception, dal sales, e poi sviluppano la loro professionalità. Molti di questi vanno a fare stage all'estero o in grandi hotel a livello nazionale, Firenze, Roma, eccetera, e poi rientrano sul territorio per lavorare sugli alberghi del territorio. Il percorso formativo, della durata di 1800 ore suddivise in 2 anni, unisce la formazione teorica ad esercitazioni pratiche e prevede anche 900 ore di stage in azienda suddivise in 2 annualità, permettendo così ai corsisti di mettersi alla prova in realtà e ruoli differenti. Un corso che vede anche la Regione Marche in prima linea. È un'offerta formativa molto interessante perché consente di affiancare l'attività formativa al lavoro, all'impresa, al tessuto produttivo locale. Con l'offerta degli ITS stiamo rafforzando l'istruzione terziaria della Regione Marche, cercando di ampliare il contatto con le aziende, fare in modo che l'offerta formativa appunto porti direttamente dall'aula all'impresa i ragazzi che seguono questi corsi. C'è molta ricerca di personale, di competenze, e con queste attività formativa facciamo in modo appunto che chi è fuori dal mercato del lavoro possa avere una acquisizione di nuove competenze aggiornate, pronte e utili per essere inserite nel mercato del lavoro. Una 20 i ragazzi che hanno già ottenuto l'abilitazione nel primo corso nel biennio 2022, che raccontano così la loro esperienza. Questo corso mi è piaciuto molto perché mi ha dato diverse competenze che non avevo né nei corsi precedenti, nei miei studi precedenti, e soprattutto mi hanno portato a metterli in pratica appunto nel lavoro che sto svolgendo come receptionist principalmente, quindi diciamo lo consiglio fortemente. Lavoro in un hotel a Giulianova e sono un receptionist. Precedentemente laureato in scienze del turismo, poi ho fatto successivamente un master a Roma in turismo, qualità e management, e ecco, negli ultimi anni mi sono concesso, ecco, il lusso di fare quest'altro corso di specializzazione, perché ecco, ritengo che la formazione non ha un periodo di stop, ma deve essere una cosa costante, e così da rinfrescare e aggiornare tutti gli argomenti che avevo studiato in passato con l'innovazione che c'è mano a mano nel tempo. Il nuovo percorso formativo, che si svolgerà tra San Benedetto del Tronto e Senigallia, è stato accolto favorevolmente dall'amministrazione comunale di Vierasca. La formazione al giorno d'oggi è fondamentale nel mondo del lavoro, ma soprattutto per il comune di San Benedetto del Tronto, che è un comune fondamentalmente turistico, e anche per quei ragazzi che magari non vogliono fare un percorso formativo all'università, hanno la possibilità di trovare subito lavoro, soprattutto per l'alta percentuale di ragazzi che trovano lavoro alla fine del
del corso. San Benedetto è una città che viene da un turismo fatto, diciamo, in modo familiare. Mio padre e mia mamma erano titolari di un albergo che si sono improvvisati albergatori. Ecco, ora penso che l'improvvisazione non basta più. Occorre l'accoglienza, occorre saper parlare le lingue, occorre conoscere i progetti del territorio, insomma tutte quelle forme che il turismo oggi chiede e che senza le quali non si riesce a dare una risposta competitiva. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al corso scadranno il 19 ottobre, oppure potranno essere inviate via PEC all'indirizzo itsturismomarche@pec.it o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria organizzativa della Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, Turismo Marche, strada delle Marche numero 58 61 122 Pesaro. Per la raccomandata farà fede il tipo postale di partenza. Il bando, i modelli e domande di iscrizione del curriculum vitae formato europeo sono scaricabili dal sito www.itsturismomarche.it. L'ammissione al corso avverrà dopo le prove di selezione che si svolgeranno il giorno 26 ottobre alle ore 10 presso la sede Confcommercio di Pesaro in strada delle Marche 58.